Ciao a tutti, come innamorarsi della persona giusta? Questa è una domanda che mi fanno molte persone. Intanto bisogna per prima cosa capire qual è la persona giusta, la persona che ci coinvolge, qual è la persona che ci fa innamorare. E per capire qual è la persona giusta, qual è la persona che ci coinvolge, qual è la persona che ci fa innamorare, dobbiamo fare riferimento alla nostra sfera logico-razionale, non tanto alla sfera emotiva, perché è la nostra parte cognitiva che deve decidere qual è la persona giusta. Ad esempio, se io avessi come obiettivo logico e razionale di vivermi una relazione costruendo un focolare domestico, mettendo su famiglia, ovviamente la persona giusta sarebbe sicuramente perlomeno una persona libera, una persona impegnata. Se io mi innamorassi di una donna sposata, sicuramente sarebbe la persona sbagliata, perché non potrebbe soddisfare a quelle che sono le mie esigenze, magari addirittura una donna già con figli. Se invece il mio obiettivo è quello di vivermi delle relazioni trasgressive, il mio obiettivo logico, e quindi non avere poi impegni, l'ideale sarebbe una persona sposata che si sbriga, ci sono i lampi interessanti, che si sbriga le faccende domestiche con il marito, dire, va a fare la spesa col marito e con me si vive la trasgressione. È ovvio che poi non diventerebbe più la persona giusta questa se a un certo punto volesse lasciare il marito per mettersi con me. Ecco quindi che ognuno ha la sua persona giusta, cioè non esiste una persona giusta in senso assoluto, è la nostra sfera cognitiva, logico, razionale, che deve decidere in qualche modo qual è la persona giusta, non è tanto la sfera emotiva, perché se lasciamo scegliere alla sfera emotiva, la sfera emotiva si aggancerà sempre sulla persona sbagliata, perché la sfera emotiva si aggancerà su una persona che ti fa vivere delle tensioni emozionali. Ecco quindi che una volta che abbiamo identificato qual è la persona giusta, magari noi riusciamo a essere innamorati della persona giusta, perché la classica brava ragazza o bravo ragazzo non ci coinvolge emotivamente. Allora possiamo produrre artificialmente un attaccamento, produrre artificialmente un innamoramento, e possiamo farlo autopenalizzandoci, cioè iniziando a fare delle cose per questa persona, dargli energia, a dedicargli attenzioni, tempo, energia, perché noi tendiamo a innamorarci di tutti quelli, a cui dedichiamo energia, tempo, considerazione. Per fare questo lo capite leggendo Il Piccolo Principe, quando il piccolo principe parla della rosa, della sua rosa, che sì è meno bella delle altre rose, però della sua rosa si è innamorato, si è coinvolto perché l'ha portata dalle intemperie, perché l'ha innaffiata, l'ha concimata, e quindi il fatto di aver dedicato energia alla rosa ha fatto sì che si è innamorato della sua rosa. Quindi l'atto, noi possiamo produrre artificialmente il coinvolgimento con una persona che riteniamo essere la persona giusta semplicemente dedicandogli energia e attenzione. Questo è molto utile perché ci consente di decoinvolgerci intanto dalle persone sbagliate e iniziare a coinvolgerci con quelli che invece anche da un punto di vista logico ci piacciono. E quindi dobbiamo imparare a gestire la nostra emotività e l'emotività delle altre persone. Bene, per questo video è tutto, ti ricordo che venerdì 26 maggio terrò a Torino alle 20:45 un corso su come eliminare la paura del rifiuto e mettere in atto le strategie di seduzione ipnotica.